Nuovo blitz della polizia nel quartiere Rancitelli a Pescara. L'operazione disposta dal questore Passamonti rientra in un servizio di prevenzione e controllo del territorio, polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica che ha interessato lo stabile Ferro di Cavallo in via Tavo e poi le zone del quartiere Fontanelle e San Donato. Durante i controlli sono state identificate 26 persone e controllati 4 veicoli. La polizia ha inoltre fatto 13 verifiche a persone sottoposte ai domiciliari e 4 contravvenzioni per violazione del codice della strada. I poliziotti hanno anche sequestrato una moto priva di assicurazione ed eseguito perquisizioni in tutti i locali dello stabile. Durante i controlli sono stati denunciati un 22enne pregiudicato, originario del Teramano, e un 19enne della provincia di Chieti per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Oltre al personale della Questura di Pescara, all'operazione hanno partecipato il reparto prevenzione crimine Abruzzo, una unità cinofila antidroga della polizia, i vigili del fuoco e il 118.